Ciao gente, finalmente sono tornato a registrare sul canale, anche se questo è, credo, il primo video che faccio di questo genere. Essenzialmente quello che andrò a fare oggi è, doveva essere un unboxing, soltanto che il pacco è già stato aperto e quindi non lo sarà. Vi farò vedere un prodotto che ho ricevuto da questo brand che è Baubax, che essenzialmente porta alla produzione di diversi tipi di giacche, soprattutto appunto che sono perfetti per il viaggio. Ne abbiamo di diversi tipi, poi vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda il sito e i diversi tipi di giacche che quindi potete andare a trovare. Momentaneamente sono anche in sconto. Se non sbaglio è un brand del Regno Unito e produce appunto questi prodotti molto particolari, super accessoriati, che permettono di fare di avere praticamente tutto durante un viaggio. Io ho preso la versione quella molto pesante, quindi un bomber, ma ci sono anche le giacche per esempio per chi lavora e fa viaggi di lavoro, ci sono anche delle giacche un po' più leggere, ci sono modelli sia uomo che donna. È veramente veramente molto ben fatto e non vedo l'ora di utilizzarlo, anche perché per adesso ho il condizionatore acceso visto che fa un caldo da morire e quindi non è il caso di mettere questo giù. Sto facendo quindi un tipo diverso di video che magari potrà interessare ad alcuni, visto che ho molti prodotti da poter vedere, da mostrare e che quindi potrebbero interessarvi. Ovviamente di tutti i prodotti trovate sempre il link in descrizione, così come se siete interessati anche all'attrezzatura che utilizzo per la registrazione o magari a vedere l'attrezzatura che utilizzo anche per effettuare foto, visto che ho un profilo Instagram e anche questo lo lascio il link in descrizione e potete quindi seguirmi anche su Instagram. Ovviamente se il video vi piace, se volete questo genere di video, potreste tranquillamente lasciare un like e un commento per farmi sapere che è questo quello che comunque può interessarvi. E sicuramente non troverò il modo di trovare, non è qualcosa che si può sentire, troverò il modo di avere più tempo quindi anche per questi prodotti. E niente, adesso vediamo appunto rapidamente questo giubbotto che, come potete vedere, il brand è questo di qua, della Baubax, questo bomber nero, molto ben fatto, cioè è anche bello esteticamente, non solo utile come adesso vediamo. Mi scuso per l'infradito e il pantaloncino del Barça. Allora, per esempio, partiamo da questa tasca che praticamente è una tasca termica che quindi permette per esempio di inserire una lattina e permette quindi di mantenerla fredda per tutto il tempo. Poi abbiamo un sacco di tasche, per esempio come questa di qua, che quindi si apre così lateralmente, dove loro comunque dicono che si possono inserire sicuramente documenti, passaporti. Poi abbiamo questo genere di tasche che hanno un rivestimento in paille interno e che quindi tengono molto caldi. Poi abbiamo per esempio questa, che è un'altra cosa fighissima, che praticamente questa cerniera ha attaccata questa penna, quindi questa penna quindi per scrivere, e anche questo aggeggio, insomma, che serve, questa gommina per i dispositivi che sono iPhone, Touch, iPad o qualsiasi cosa vediamo di scrivere. E poi abbiamo nelle maniche praticamente anche dei guanti, quindi sono i guanti quelli a mezza manica che presentano anche il buco. Poi aprendolo abbiamo anche altre tasche, per esempio qui c'è una tasca molto grande dove si possono inserire, non so, il Kindle, l'iPad o qualsiasi tablet. Qua c'è un'altra tasca che invece è rivestita per inserire degli occhiali da sole o da vista, con anche la pezzuola che permette quindi di pulirli. Poi ancora, vabbè, taglia XL perché praticamente sono una persona molto grassa e che mi piace mangiare. Poi abbiamo tante altre tasche che si possono quindi andare a utilizzare, quindi anche un'altra qua. Qui abbiamo per esempio la possibilità di inserire delle cuffie e quindi lasciarle cadere, resteranno comunque collegate, diciamo, al giubbotto. Poi c'è la possibilità anche di effettuare la rimozione direttamente togliendo di questa cerniera, di togliere quindi il cappuccio. Cappuccio che presenta anche una visiera che quindi ci permette di dormire comodamente durante il volo senza evitare quindi le luci, per esempio per chi come me spesso vola con Ryanair e che rompono abbastanza le scatole, quindi si mette questo ed è tranquillissimo. Dopodiché qui sotto abbiamo quella che è assolutamente la figata più grande, se riesco ad aprire questo bottone, cioè boom, il cuscinetto per dormire
durante i voli, cioè questa è una genialata assolutamente, tutto rivestito e che quindi si permette anche di gonfiarle in maniera molto rapida. Cioè questo cuscinetto è davvero incredibile, allora praticamente si gonfia da qua, ci provo. Quindi, vabbè, lo lascio aperto. Così, 2 secondi e... Buonanotte. Qui c'è anche la visiera, quindi Ryanair ti saluto proprio. Fighissimo. E poi... Pronto. E dopodiché si inserisce di nuovo nel cappuccio del giubbotto. Cioè, veramente, non vedo l'ora di provare questo giubbotto che è veramente la fine del mondo. Cioè, utilissimo. Poi anche, appunto, esteticamente non è nemmeno male. E quindi davvero assolutamente da provare. Quindi ripeto, se siete interessati ad altri video di questo genere basta che mettete un like o comunque me lo fate sapere tramite commenti. Vi invito a iscrivervi al canale per altri comunque unboxing, vedere altri prodotti che possono essere molto utili, soprattutto per la fotografia, per il viaggio. Ne ho molti altri che sono già arrivati e altri ancora che stanno arrivando. Vi invito anche a seguirmi sul mio profilo Instagram, dove metto molti lavori riguardo alle foto che comunque faccio. Se siete interessati porterò anche dei video riguardo ai droni, soprattutto il Mavic Pro, che è praticamente il drone che posseggo e che quindi, non so, potrei farvi vedere anzitutto come funziona, soprattutto perché è il primo drone che io ho e ce l'ho da circa 1 mese e mezzo e che quindi, anzi credo nemmeno un mese comunque, e che quindi è facilissimo da guidare. Sicuramente se volete comunque delle lezioni a riguardo, vedere anche, no, delle lezioni è bruttissimo, se volete comunque dei consigli a riguardo, visto che io non sono nessuno per dare lezioni, vi farò vedere comunque come funziona e la mia esperienza da prima volta con il drone. E niente, dopo questo vi saluto, con questo caldo nella bella Sicilia dove ci sono tipo 35 gradi e quindi ho dovuto per forza accendere il condizionatore.